Nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo per questo nuovo giorno che una tua immensa bontà ci concede di vivere. Ti ringraziamo anche per questa meditazione che ci accingiamo a compiere, guidati, come speriamo, dal tuo Santo e Divino Spirito, vi invochiamo. Mettendoci come sempre alla tua Santa e Divina Presenza, riconoscendoci poveri, miseri, peccatori, bisognosi della tua misericordia. Deus meus, tot corde penitet me, omnium meorum peccatorum, mea quae detestor, quia peccando non solum penas a te iustae statutas pro meritus sum, sed peserti quia offendite summum bonum ad lignum qui super omnia diligatis. Ideo firmiter propono, adiuvante gratia tua, dicetur omnem peccaturum, peccandique occasiones proxima sfugiturum. Amen. Veni creato spiritus mentes tuorum visita. In presuperna gratia che tu creasti pectora, qui dice disparatitus domum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas spiritali sumsi. Tu septi formis mune, dedicitus paterne dextere, turride promissum patris, sermone dita scuttura, accende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, infirma nostri corporis virtute firmans perpeti. Hostem repellas longius, pacemque dones protinus, ductore sic te previo vitemus omne noxium. Per te sciamus da patrem, noscamus atque filium, te cutriusque spiritum credamus omni tempore. Deo Patris gloria, a filio via mortuis, surrexit ad paraclito in seculorum secula. Emitte spiritum tuo e crea puntur, eterno vabis, facie in terre. Amen. Dalla vita interna di Gesù Cristo, di Suor Maria Cecilia Bai, libro terzo, capitolo primo, ciò che operò il Figlio di Dio nel suo interno durante la malattia e la morte di San Giuseppe. Parte quarta, preghiera di Gesù e Maria, il pianto di Giuseppe, suppliche di Gesù e Maria. Mentre stavo pregando il Padre, gli chiesi che si degnasse di elargire a tutti i miei fratelli, come aveva fatto con Giuseppe, quella grazia particolare, cioè che ognuno di loro si uniformi e si rassegni alla sua volontà, ricevendo con animo intrepido tutto ciò che lui ad essi invia di penoso, che si rimetta alle divine disposizioni, specialmente nell'infermità e nella morte stessa, con la privazione delle cose più care. Mi fece vedere il Padre mio tutte le grazie ed aiuti particolari che ad ognuno avrebbe dato, specialmente in simile difficoltà. Io, vedendo l'abbondanza delle grazie e l'amore e la carità con cui le dava loro, ne godei molto e ne ringraziai il Padre. Vidi però come molti dei miei fratelli non avrebbero tanto abusato e che le avrebbero anche disprezzate. Di ciò intesi grande pena, perché mi dispiaceva molto nel vedere così poco apprezzate quelle grazie che io con tanta sollecitudine avevo loro impetrato. Vedevo che queste grazie di tanto valore erano inutili per essi, per colpa loro. Io ben sapevo quanto valore si deve dare anche alla minima grazia che si degna di fare il Padre mio, e poiché sapevo che porta sempre una grande utilità all'anima che la riceve, desideravo e bramavo che tutti i miei fratelli ne facessero una grande stima e se ne servano per quel fine per cui il Padre le dava loro. Io le meritavo ad essi, ma vedendo che molti di essi facevano tutto il contrario, ne sentivo una grande pena. Offrivo al Padre mio questa pena in supplemento di quanto in ciò mancavano i miei fratelli, e lo pregavo a non ritirare da essi le sue grazie, sebbene purtroppo lo meritassero per la loro trascuratezza e cattiva corrispondenza a dette grazie. Si mostrava benigno e misericordioso il Padre mio verso i miei fratelli, per l'amore che mi portava e per la gratitudine di quanto io gli offrivo.
Io molto godevo per il compiacimento del padre e per l'utilità dei miei fratelli. Stava anche la mia diletta madre pregando il padre. Ella era già illuminata e aveva inteso la vicina morte del suo sposo Giuseppe. Ne sentiva pena, ma il suo amoroso cuore si uniformò tutto al divino volere e si offrì pronta a servire a Giuseppe in tutto il tempo della sua penosa infermità. Pregò molto per il suo casto ed amato sposo ed il padre l'assicurò della sua continua assistenza e di quelle grazie che aveva richiesto del suo sposo. Terminate le nostre orazioni e suppliche al padre ed ottenuto quanto si era chiesto, ci unimmo tutti e tre insieme. Quando Giuseppe vide me e la sua amata sposa, proruppe in lacrime per il giubilo per essere stato dal padre mio molto confortato e animato, ma anche per la pena che sentiva nel doversi separare da noi. Padre mio, dandogli la sua grazia abbondante, gli lasciò però la sensibilità che in quell'occasione gli dava un forte motivo di rattristarsi, perché acquistasse merito maggiore e si servisse della grazia ricevuta per superarlo. Mi trattenni per breve tempo in silenzio, come anche la mia diletta madre, lasciando che Giuseppe sfogasse la gioia, come anche la pena del suo cuore, agitato dall'una e dall'altra. Nessuno di noi gli parlò di ciò che sarebbe accaduto e anche lui tacque, conoscendo benissimo che io già sapevo tutto come persona divina per l'unione al Verbo e che la sua sposa tutto sapeva per divina illuminazione. Era sicuro del nostro amore verso di lui e perciò credeva con viva fede che tutto avremmo fatto con grande sollecitudine relativamente alle sue necessità e con infermità e nell'ultimo momento della sua vita. Ebbe questa sicurezza Giuseppe perché in vita sua fu tutto attento e sollecito nel procurare tutto ciò che era necessario per il mantenimento mio e della sua sposa. Perciò non dubitò che alla fine della sua vita e nell'estremo suo bisogno avremmo mancato di procurargli tutto ciò che gli sarebbe stato necessario, sia per l'accrescimento dei meriti dell'anima sua, sia della particolare assistenza nella sua morte. Allora pregai il Padre mio per tutti i miei fratelli. Il mio cuore desiderava che tutti godessero di questa consolazione che godette Giuseppe alla fine della sua vita, cioè della sicurezza di avere vicino a me e la mia diletta madre, di essere da noi assistiti, in particolare nel punto della morte, ed aiutati nelle penose infermità. Trovai molta difficoltà in questo, non perché il padre mio non fosse pronto a concederlo, ma perché non può avere la creatura questa sicurezza in punto di morte se in vita non ha fatto ciò che fece Giuseppe, se non ha adempiuto i suoi doveri verso Dio e non è stata sollecita e attenta nel procurare la gloria di Dio e l'adempimento della divina volontà. Vedevo i miei fratelli molto negligenti e trascurati in questo. Intesi grande pena per non poter conseguire ciò che per essi bramavo. Pregai il Padre mio affinché si degnasse di dare a tutti una grazia e una luce particolare con cui poter conoscere l'obbligo che avevano verso di lui. Riconoscendolo con la luce interiore e eseguendolo con l'aiuto della divina grazia, saranno poi fatti degni alla fine della vita di ciò che godette Giuseppe e con lui verranno in qualche modo animati a credere e sperare l'eterna beatitudine. Tutto mi concesse l'amoroso padre e mi promise quanto io gli avevo chiesto. Godei molto per queste grazie ricevute e ne ringraziai il Padre. Ma questo mio godimento venne molto amareggiato perché vidi come quasi tutti i miei fratelli avrebbero abusato di questa grazia e avrebbero disprezzato la luce divina. Grande fu la pena e l'amarezza che intese il mio cuore. Perciò rivolsi di nuovo supplica al Padre, pieno di confusione mi presentai al suo cospetto e lo pregai di dare maggiore grazia e più potente luce. Vedendomi il padre in tanta angustia, mi esaudì e mi assicurò di quanto gli chiedevo. E allora vidi che con questa nuova grazia e più potenti lumi, molti se ne sarebbero approfittati ed avrebbero conseguito ciò che io loro procuravo. Quanto godei per questi e quante grazie rese al padre mio, anche a nome loro. Il mio godimento però non fu esente dall'amarezza che mi recarono i molti che avrebbero abusato anche di quella maggiore grazia. Ottenuto questo dal padre e resegli le dovute grazie, avendo già
Giuseppe, dato qualche sfogo alla gioia e alla pena, gli parlai più del solito con molta affabilità ed amore. L'animai a ricevere dalle mani del padre mio tutto ciò che a lui fosse piaciuto inviargli. Tutto uniformato, Giuseppe adorò le divine disposizioni e i decreti, come feci anch'io e fece la mia diletta madre, uniformandoci tutti e tre al divino volere. In quell'istante pregai il padre mio di dare grazie a tutti quelli che conoscono di dover restare privi dei loro congiunti, affinché si uniformino al volere divino ed adorino con riverenza le divine disposizioni. Molto pregai per questa grazia, perché conoscevo come in questa occasione la maggior parte avrebbe operato diversamente. Non si sarebbero uniformati al divino volere, con inquietudine ed anche ribellione si sarebbero scagliati contro Dio, che il tutto dispone per sua maggior gloria e utile profitto loro. Molta pena mi davano per questi miei fratelli, e perciò ne pregai istantemente il Padre mio perché avesse dato loro maggiore grazia in virtù di quanto io e la mia diletta madre in questa occasione operammo. Siccome erano di sommo compiacimento del padre le opere mie, non mi negava mai quanto a motivo di quelle gli chiedevo. Mi promise questa grazia ed io a nome di tutti gli resi le dovute grazie, ma anche in questa richiesta restarono delusi i miei desideri e perciò restai amareggiato, perché molti per colpa loro non avrebbero operato in ciò come io desideravo e non si sarebbero approfittati della grazia da me con tanto amore ottenuta. Laudentur Iesus et Maria. Prosegue questo racconto dei momenti, diciamo così, preparatori alla grande infermità e quindi poi alla morte del grande San Giuseppe. Ieri abbiamo sentito la preghiera di San Giuseppe e l'invio dell'angelo. Oggi c'è stata questa meravigliosa preghiera di Gesù, seguita poi da una serie di considerazioni che sono certamente utili ed edificanti per tutti. Allora, anzitutto, che preghiera fa Gesù? Che Giuseppe si uniformasse alla divina volontà, che ricevesse con animo intrepido ciò che stava il padre per inviargli di pietoso, di penoso, scusate, e di rimettersi alle divine disposizioni sia sull'infermità sia con la morte. E questo non soltanto per Giuseppe, ma per tutti noi. Quindi queste grazie noi ce le abbiamo, Gesù le ha ottenute per noi. Oggi abbiamo sentito in diverse circostanze Gesù spiegare come tutto è ottenuto per noi e che il Padre non vede l'ora di darcelo. Ma ordinariamente tutto viene respinto, allora Gesù prega ancora di più, dagliene un altro po', dagli altre luci, dagli altre grazie, qualcuno per queste le riceve e quindi non manda in fumo tanto bene procurato dal Signore, ma altri ancora le sprecano. Ecco, io spero. Io credo che la lettura di questo testo, la lettura e la meditazione di questo testo sia oltremodo edificante. Perché tra le caratteristiche più importanti che ha, c'è quella proprio di farci capire come funzionano le cose con il Signore, evitando i due opposti estremi, che sono il fatalismo, o pensare che Dio fa tutto e che noi dobbiamo stare, come dire, quasi a fare gli spettatori passivi di quello che Dio opera, cosa che così non è, evidentemente. Oppure, anche se questo oggi è un pochino meno diffuso, il pensiero che dobbiamo fare tutto noi, quasi come se Dio non esistesse, no? Quindi preoccuparci di tutto e di più. Infinite volte ho detto, ma in questo contesto deve essere ripetuto perché poi è uno dei messaggi fondamentali della meditazione di oggi, che il grande Sant'Ignazio di Loyola sintetizzava l'insegnamento su questo argomento con queste parole: fai come se tutto dipendesse da te, sapendo che niente dipende da te. E ricorda sempre che il Signore ti viene in aiuto con le grazie. Che cosa sono le grazie? Sono luci, sono illuminazioni, sono mozioni interiori, le chiamano i maestri di spirito, tra cui San Tommaso. Mozioni interiori, mozioni viene da moto, movimenti interiori, pensieri salutari che ti vengono in mente. E noi dobbiamo imparare a riconoscere queste cose qui e ad accoglierle.
sapendo, come sempre abbiamo detto, ripetuto, e poi lo ripetiamo, e poi lo ridiciamo, e poi lo ripetiamo, che conserviamo sempre una grande e sovrana libertà. E queste grazie come si disprezzano? Non pensandoci, non pensandoci, non accogliendole, non considerandole. E sono grazie di grande valore e si perdono, dice Gesù, per colpa nostra. Lui dice: io ben sapevo quanto valore si deve anche alla minima grazia che si degna di fare il Padre mio, perché porta sempre una grande utilità all'anima che la riceve. Ma purtroppo molti facevano tutto il contrario. C'è sempre questo gioco che si fa in due. Quello che viene da Dio è sempre tutto quanto ben disposto e perfetto. Il problema è che siamo sempre noi, il lato della bilancia che si rivela, ahimè, mancante. Bellissimo considerare anche il pianto di Giuseppe. Piange di gioia, perché insomma. Perché circondato da Gesù e da Maria, sostenuto e aiutato da loro in questo frangente, insomma, no? Però sente anche una grandissima pena nel doversi separare da loro, sì, anche perché per San Giuseppe la prospettiva non era di andare in paradiso, ma era, come abbiamo sentito, di andare nel grembo di Adamo, di Abramo, nel seno di Abramo, quindi ad attendere la redenzione senza poter in qualche modo parteciparvi, no? Quindi guardando tutto da una finestra, certamente San Giuseppe pregava per il Signore, per la Madonna, però era, come dire, era fuori gioco, no? Perché non era più con loro, quindi non poteva sostenerli, non poteva confortarli, non c'era la sua presenza, no? E questo non pensiamo che non sia stato di pena. Dice Gesù, anzi, lo fu in maniera consistente. Perché gli lasciò, dice il padre, viva la sensibilità. Attenzione che l'essere sensibili, quindi facili, diciamo così, alle forti emozioni, che è cosa diversa poi dallo scadere nel sentimentale e nell'emotivismo, no? È una cosa buona, è un buon segno. L'insensibilità non è una cosa che viene da Dio, eh. Assolutamente. È una cosa che dipende da qualche problema che ci portiamo dietro. Quindi Gesù, Maria, dice San Tommaso d'Aquino, dal momento che avevano una umanità perfetta, avevano anche la parte sensitiva dell'anima, dove si trovano appunto le passioni del concupiscibile, che sono quelle che ci fanno avvertire quelli che chiamiamo i sentimenti, non solo che c'erano, ma c'erano in grado perfettissimo. Quindi erano molto intensi. Quindi era grande, erano grandi le lacrime di Giuseppe, perché grandissima era la sua gioia, altrettanto grandi erano i suoi dolori. E dinanzi a questo, Giuseppe e Maria rimangono in silenzio. Non so quanti di noi, raccomando a tutti di farlo, sfogano dinanzi al Signore le proprie lacrime, di qualunque tipo siano, perché le lacrime possono essere lacrime di gioia, quindi quando veramente piangiamo fino alle lacrime per qualcosa di bello che il Signore ci ha donato. Possono essere, si chiamano lacrime di struggimento. Le lacrime di struggimento sono quelle che si piangono quando percepiamo, senza avere visioni ovviamente, avvenimenti e robe straordinarie, però la presenza di Dio in noi. Perché questo produce una dolcezza ineffabile, infinita, che porta non solo le lacrime, porta fiumi di lacrime quando ci sono queste cose, quando partono queste cose, uff. Ci sono però anche le lacrime di dolore, le lacrime sante, di dolore, no?
e anche quelle dipendenti dal fatto che siamo esseri umani. Tutto bisogna portare il silenzio di Gesù di Maria a loro. Non dobbiamo piangerle da soli queste lacrime, dobbiamo portarle a loro, dobbiamo piangere dinanzi a loro. E anche fargli l'offerta. Sapete che il dono delle lacrime, a quanto ne so, è uno dei pochi che si può chiedere, perché questo, punto primo, non è che comporta grandi visioni o cose di questo genere. Punto secondo, le lacrime sante sono molto, appunto, santificanti. Per esempio, le lacrime di pentimento per i nostri peccati, quelle dovremmo chiederle giorno e notte, perché i nostri peccati vanno pianti, ma vanno pianti a dirotto, anzi, se mi si passa la battuta, non a dirotto, a dir 9, anzi, a dir 10. Le lacrime sui dolori di Gesù di Maria? A dir 15. Le lacrime sulla condizione della Chiesa, sul peccato del mondo? A dir 20. Questo non è, attenzione, questo non è piagnisteo, eh? Leggete le vite dei santi. E il Signore ascolta le nostre preghiere, le nostre lodi, anche le nostre benedizioni, quando sono condite dalle nostre lacrime sante, ovviamente. Giuseppe quindi si appresta a vivere questa situazione sereno, perché sapeva che in vita fu tutto attento e sollecito nel procurare ciò che era necessario al mantenimento di Gesù e della sua sposa. Attenzione adesso a una cosa molto importante: il cuore di Gesù e il cuore del Padre desiderano di per sé che tutti abbiano le medesime grazie di Giuseppe al termine della vita, cioè la sicurezza di avere vicini Gesù e la Madonna per essere da loro assistiti, in modo particolare nel punto della morte, ed aiutati nelle penose infermità. Solo che c'è un però, ed è qui che cascano gli asini. Per questo che ogni funerale dico: guardate che noi fin da oggi ci prepariamo una morte santa, eh? Non sono soltanto le cose da fare in prossimità, che sono importantissime, che oggi quasi nessuno fa, ma anche c'è la preparazione remota. Gesù dice: non può avere la creatura questa sicurezza in punto di morte se in vita non ha fatto ciò che fece San Giuseppe. Saremo assistiti in punto di morte? Dipende da quello che fai adesso. Cioè, come San Giuseppe non ci arriviamo forse a tanta altezza, però cosa ha fatto sostanzialmente San Giuseppe? Ha adempiuto i suoi doveri verso Dio. È stato sollecito ed attento a procurare la gloria di Dio e ad adempiere la divina volontà, per come e per quanto la conosceva. I doveri verso Dio. E più avanti Gesù prega: io prego il Padre di far conoscere la portata degli obblighi che si hanno verso di lui. Abbiamo dei doveri verso Dio. Non abbiamo nessun diritto nei confronti di Dio. Zero. Nei confronti di Dio proprio zero diritti, eh? Ma abbiamo molti doveri. Ma quanta gente oggi se ne è proprio completamente infischia dell'adempimento dei doveri verso Dio. Vogliamo dirne qualcuno nella nostra meditazione? A partire da quelli generali, abbiamo per esempio il dovere di santificare le feste, santificarle come Dio comanda. Durante le feste a messa si va e si arriva 5 minuti prima, e se si è fatto la comunione si esce 15 minuti dopo. Durante le feste non si fanno lavori manuali, servili o finalizzati a scopo di lucro, a meno che non ci sia una reale necessità o una imposizione non eludibile. Tanto per dire qualcosa, non si fa shopping, perché se qualcuno offende Dio e apre negozi non collegati a strettissime necessità della vita comune, apre un negozio di abbigliamento la domenica, quello pecca, ma se tu ci vai, pecchi pure tu. O le fiere dei mercati, che qui sotto ne fanno a go-go. Pecca mortalmente chi li fa e chi ci va. Gesù ha detto: ricordale di santificare le feste.
il Signore ha detto. Nell'Antico Testamento del sabato non va profanato, non farai alcun lavoro in quel giorno. Non è che noi possiamo prendere queste cose e dire, ah sì, vabbè, sarebbe così, io però faccio colà, o meglio. Avendo il libero arbitrio, questa è una possibilità reale, ma questo non si deve fare. Vogliamo parlare dei doveri di Stato? Da adempiere bene, con cura, con attenzione, con zelo. Solo per fare qualche esempio. Gesù dice che chiede al Padre la grazia, la luce per poter conoscere gli obblighi che abbiamo verso di lui. Possiamo fare quello che ci pare, o campare come se Dio non esistesse. E poi c'è l'ultimo spunto di meditazione, cioè di ricevere dalle mani del Signore tutto quello che Lui ci invia. E una cosa in particolare a cui fa riferimento Gesù è la morte delle persone care. Quelli che conoscono di dover stare privi dei loro congiunti. Allora, amici cari, cioè, io sono passato per questa cosa, quindi io sono orfano di padre e di madre ormai da 13 anni e mezzo, credo, sì. E sinceramente, prima che morissero i miei genitori, io mi chiedevo, me lo chiedevo, dico, senti un po', ma giovanotto, ma tu che fai tutte queste prediche sul distacco, sulle cose, no? Che per carità, quando uno muore, la figlia del Signore, ma voglio vedere che fai quando morono tuo padre e tua madre, voglio vedere se non facciamo che predichi bene e razzoli male. E aspettavo questo momento. È arrivato poi il momento. E per grazia di Dio posso testimoniare che si può vivere in questo momento come un bel momento. Cioè, ringrazi il Signore che ti ha dato quella persona cara, dici subito un bel fiat, nella convinzione che l'hai presa esattamente nel momento in cui andava presa, né un'ora di più, né un'ora prima, né un'ora dopo. Va benissimo. Non ti metti a fare pianti isterici, meno che mai ad accusare il Signore. E fai l'unica cosa sensata che si deve fare per le anime dei defunti, comincia a riempirli di suffragi e basta. Non ci stanno sceneggiate ai funerali, non ci stanno. Io a volte dicevo, è successo, sto padre, sto malissimo, perché ho perso mio padre per i 90 anni. Dico, per carità, nessuno vuole fare il cinico o disprezzare, per carità, un cuore sofferente, no? Capisco. Quando uno scrive non, magari non ha capito bene, quindi chi lo sa? Però vedete, suo figlio a 90 anni si muore, cioè, quindi ringrazio Dio che ci è arrivato a 90 anni, non ne facciamo una tragedia mai, cioè c'è una compostezza che deriva dalla nostra vita di fede con cui si affrontano questi eventi. Compostezza non vuol dire che adesso vedremo quanto hanno sofferto Gesù e Maria e Giuseppe stesso, ce lo sta già dicendo. Altra sofferenza vissuta con un'assegnazione col sorriso sulle labbra uniformata di Divin Volere, e animata poi dalla sicura e dalla ferma speranza che la morte non è la fine di tutto. La morte è la fine della vita terrena, che non è una tragedia. È una tragedia se tu hai vissuto in maniera tragica e sei arrivato impreparato alla morte. Questa è una tragedia. Questa è l'unica tragedia. Non che uno muoia. Come diceva William Wallace, mi viene in mente, tutti muoiono, ma non tutti vivono veramente. Che vita stiamo facendo? Noi dobbiamo fare una grande vita, figlioli miei, una grandissima vita. Perché grandissima vita significa grandissima morte, e significa poi grandissima gloria. Non dimentichiamolo mai. Quindi il sacrificio delle persone care, questo può diventare difficile, quante volte io. Il Signore a volte chiede delle prove abbastanza grandi, chiede a un genitore il dono del figlio, non perché c'è la vocazione, ma perché malattie, tumori e morte. Io ho conosciuto tantissime situazioni di questo genere, anche qui le più disparate reazioni, perché c'è veramente chi, come dice Gesù, si scaglia contro Dio,
Se la prende col Padre Eterno e comincia a dire: ah, se Dio c'è, perché non ha impedito questo qui? Bestemmiando, ovviamente. Queste sono le bestemmie più gravi, queste qui, per chi non lo sapesse. Io ho sentito a funerali, ricordo uno in particolare, nella parrocchia precedente rispetto a questa dove sono stato, che non so chi mi ha trattenuto dall'intervenire, perché durante quelle, io non approvo minimamente quelle patetiche commemorazioni dal sapore molto umano che fanno ai termini dei funerali, per quanto mi riguarda mai in chiesa, si esce, che fuori tollero questa cosa perché in ogni caso fuori del luogo sacro, perché che ti metti a spiegare alla gente? Io immagino le anime che sentono certe commemorazioni di questo genere, che inorridiscono se le girano dentro la tomba, per tutte quante le cretinate che vengono dette. Magari poi uno fa questa grande super a suo modo di pensare commemorazione funebre e poi gli fa di manco la messa dell'ottava. Io l'ho sentito. Morì un giovane, c'era un gruppo di ragazzi, chiaramente di quelli che non mettono i piedi in chiesa, che però, capito, in quelle circostanze gli ritorna la fantasia, ecco, per andare a scrivere una bella commemorazione funebre, dice: eh sì, stavi tanto male. Dicono che pregare è una cosa che si possa fare in certe circostanze. Noi abbiamo pregato, abbiamo chiesto la guarigione, ma non ha risposto nessuno. Questa mi è rimasta impressa. Dico, lì c'era da intervenire, togliere quel microfono e dire: va bene, basta così, eh. Sarà peccato, sarà stato mio peccato di omissione certamente non farlo. Ma la cosa drammatica quando muore oggi un giovane è sperare che con la vita che ha condotto non stia veramente messo male dinanzi alla divina giustizia. Non andare a fare discorsi di questo genere, no? Che non giovano a nulla. Dio tutto dispone per la maggior gloria e il profitto nostro. Noi queste cose non le comprendiamo. Ma se il Signore a una famiglia gli ha fatto morire un figlio, quella famiglia, io lo devo dire, se si scandalizzasse quanto uno vuole, perché così è, non deve avere nessun dubbio che quella cosa è maggiore gloria di Dio e utile profitto loro e di tutti. E perché Dio non deve dare ragione di quello che fa a noi, eh. Siamo noi che dobbiamo dare ragione di quello che facciamo a Lui, non il contrario. Ecco, speriamo che il Signore ci aiuti a interiorizzare bene queste cose, a farle nostre e a viverle. Bene, ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo, Signore Gesù, per tutto quello che anche oggi ci hai detto e ci hai dato, supplicandoti, ecco, di aiutarci a custodirlo nel cuore e a metterlo in pratica. Magnificat anima mia, Dominum et exultavit spiritus meus, in Deo salutare meo, qui respectio tu mi dite, non ci le sue, ce ne ex ope adam mi dicent, omnes generationes, Quia fecit mihi magna, qui potens est et sanctum nomen eius, misericordia eius, la progenie progenies timentibus eum. Fecit potentia in brachio suo, dispersi superbos mente cordis sui, deposit potentes de sede, exaltavit humides, esulientes in praeit bonis et divides de misit inanes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae sue, sicut locutus est a patres nostros, Abraham et sine in seco. Gloria Patri, Figlio e Spirito Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in secolo secolorum. Amen. Agimus tibi gratias omnibus de stella spe universis beneficis tuis, qui est regnus in secolo secolorum. Amen. Deus et nobis suam pacem, et vitam.
eternam. Amen. Laudentur Iesus et Maria. Nos cum prolepia, benedicat Virgo.